premessa, il quarto stato della materia è costituito da plasma, questo stadio particolare nel quale uno o più elettroni sono dissociati dal loro atomo. Il plasma si compone dunque di ioni ed elettroni in movimento libero e la quasi totalità della materia dell'universo si trova proprio in questo stato. Orbene, un sistema per produrre energia in elevata quantità e quindi energia tale da far partire, da azionare il motore di un disco volante, è la fusione magnetica. Recentemente si sta parlando moltissimo di fusione perché gli europei sono riusciti a realizzare un tipo di fusione battendo sul tempo gli americani, ne avrete sentito parlare ai telegiornali. Ebbene, la fusione magnetica si ottiene per mezzo di campi magnetici che contengono il plasma riscaldato, plasma che viene riscaldato da scariche elettriche, isolato dal contenitore. Un sistema per ottenere una simile condizione è l'utilizzo di una particolare struttura a forma di ciambella che viene chiamata magnete toroidale. Con magnete toroidale un campo magnetico necessario per il contenimento e la stabilità del plasma è generato da tre sistemi di bobine. Orbene, il riscaldamento iniziale del plasma avviene per effetto ohmico, ovvero sia quell'effetto relativo alla forte corrente elettrica indotta. In questo modo riusciamo ad aumentare notevolmente la temperatura, ma un simile calore non basta, non è sufficiente. Per superare i 20 milioni di gradi, qua stiamo parlando di un calore enorme, si deve usare un metodo di riscaldamento addizionale, iniettando per esempio delle particelle neutre o attraverso onde elettromagnetiche. Tenete presente questa faccenda delle onde elettromagnetiche, perché proprio queste ultime sovente circondano i dischi volanti. Avremo modo di analizzare un caso. Quello che vi sto dicendo non è fantascienza, perché un generatore classico avanzato di questo tipo esiste, si trova a Frascati ed è il Tokamak. Orbene, questa macchina è caratterizzata soprattutto da un alto campo magnetico, dando qualche valore, diciamo che è espresso in 10 unità Tesla sull'asse della camera toroidale. Questo campo, interagendo con la corrente nelle bobine che lo generano, dà luogo a notevoli sforzi meccanici che sono caratterizzati da una pressione media magnetica di 400 atmosfere. Ora, queste forze sbriciolerebbero all'istante le bobine in rame che generano il campo magnetico, se queste bobine non venissero protette da una struttura in acciaio inossidabile. Pertanto questo tokamak è caratterizzato dall'alta corrente, stiamo parlando di 1.000.000 di ampere. Questa corrente viene introdotta nel plasma toroidale per aumentarne il calore e quindi la produzione di energia tramite un grosso trasformatore centrale. In questo modo la corrente può riscaldare per effetto ohmico questo plasma fino a 15 milioni di gradi. Ma un ulteriore sistema per aumentare nuovamente il calore è il riscaldamento a microonde, attenzione alle microonde, con una frequenza di 2,5 miliardi di cicli al secondo, Hertz, e della potenza di 1.000.000 di watt durante un secondo. Stiamo parlando ancora una volta di forze estremamente grosse. Ora, certamente realizzare una struttura analoga a questo jet implica la costruzione, per un disco volante, di una struttura, di un UFO di notevoli dimensioni, almeno per la nostra tecnologia, a meno che non si riuscisse a rimpicciolire ogni struttura. In questo caso il solo generatore di energia risulterebbe gigantesco, però, quindi occorrerebbe poi un motore ancora più grande. Una possibile soluzione ci può venire dalla fusione nucleare fredda. Ricorderete gli esperimenti di Fleischmann e Pons, quei due americani, ce n'era parlato un po' di tempo fa. Loro cercavano di realizzare questo tipo di fusione appunto fredda, con produzione di energia pulita, non inquinante, a basso costo, con il palladio. Fleischmann e Pons in realtà sono stati attaccati dalla comunità scientifica perché sembra che non siano poi riusciti a produrre delle gran prove. Curiosamente però, seguendo le indicazioni di Fleischmann e Pons, sia in Giappone sia in Italia è stato possibile produrre energia proprio con questa fusione nucleare fredda. Di fusione fredda se ne parla già da quasi 20 anni, già all'estero Schoenberg l'aveva realizzata da un punto di vista teorico. Ora, se noi prendiamo come spunto la raffigurazione di un disco volante, magari quello Umita in base alle informazioni che sono arrivate, o comunque analizzando la possibile struttura di un qualsiasi UFO in base alle foto, in base anche alle testimonianze di persone che sostengono di esserci state dentro, possiamo innanzitutto ipotizzare questa forma a disco, i due piattini uniti con questo anello centrale, all'interno una serie di rotori magnetogiroscopici, che in pratica sono degli stabilizzatori di direzione per l'UFO. Tipo di energia, fusione nucleare fredda dell'idrogeno in elio. Non sto parlando di fantascienza, ma di cose che si possono realizzare benissimo.
Sistema di produzione, quindi fusione fredda, utilizzo rotori magnetogiroscopici. Conseguenza che sia questa energia a basso costo, facile, una energia che permette a questo punto di non avere questi giganteschi serbatoi come li utilizziamo noi per i nostri viaggi stellari, ma un'energia molto più potente senza per questo essere troppo ingombrante. Naturalmente questi rotori producendo questa energia dovranno essere continuamente raffreddati per non fondersi. Cosa produce questo tipo di energia? Innanzitutto un anello elettromagnetico arancio attorno al disco e degli effetti fisici quindi su cose e persone. Ora abbiamo parlato di idrogeno che si trasforma in elio. L'elio è il secondo elemento della tavola periodica del Mendeleev, sappiamo che il primo è l'idrogeno. Orbene, l'atomo di elio è composto da due elettroni periferici e da un nucleo che contiene due protoni e uno o due neutroni. Il nucleo è stato definito anche particella alfa. L'elio viene generalmente impiegato come refrigerante gasoso nei nostri reattori nucleari ad alta temperatura, in quelli di tipo avanzato. Trasformando l'idrogeno in elio con questa fusione fredda otteniamo energia e raffreddando l'idrogeno refrigeriamo questi rotori surriscaldati, quindi i rotori non scoppiano. Ora, la fusione che cos'è? Una reazione nucleare che provoca la fusione di due nuclei leggeri, in questo modo si produce energia. Per portare a contatto di fusione i nuclei è necessario vincere la loro repulsione elettrostatica. Questo è possibile, basta sfruttare il moto cinetico, cioè il moto di movimento dei nuclei riscaldati a più di 100 milioni di gradi. È possibile farlo? In un caso del genere abbiamo una fusione termonucleare. Ora, abbiamo detto che Fleischmann e Pons volevano utilizzare il palladio, che ha questo basso valore commerciale. Noi restiamo invece nel campo della fusione dell'idrogeno in elio. Questa fusione produce energia e vengono azionati i rotori. Li ho definiti rotori giroscopici in quanto muniti di giroscopio. Che cos'è il giroscopio? È uno strumento, un solido, che ruota rapidamente attorno ad un asse, in modo che in media il campo delle forze centrifughe sia grande rispetto al campo della gravità, per cui se il basamento del giroscopio ruota in modo tale che i momenti applicati adesso siano nulli, qui bisogna conoscere un attimino la fisica, questi momenti sono nulli per lo scorrere dei perni, l'asse del giroscopio conserva la sua orientazione, non orientamento ma orientazione, rispetto alle stelle fisse. Se la base invece è ruotata nelle varie direzioni, l'asse conserva una direzione fissa rispetto alla Terra, in questo caso abbiamo un girostato. In altre parole, semplificando un momentino, il fatto che esista al centro del disco volante una camera stagna, perché avremo un pilota che probabilmente è in equilibrio di forze, che fluttua nell'aria come i nostri astronauti, oppure a gravità zero, in altre parole, non risente di queste grosse accelerazioni, proprio perché fluttua. E questa camera stagna però sarà circondata da girostati, perché il disco volante deve mantenere una, almeno questa camera all'interno del disco, deve mantenere sempre una medesima posizione. Altrimenti si perderebbe, come si suol dire la bussola, si perderebbe l'orientamento. In questo modo la struttura esterna del disco può ruotare attorno al proprio asse, questo è stato notato in più occasioni, effettuando tra l'altro quelle curve a 90 gradi che sono impossibili per gli aerei. Più testimoni hanno descritto questi UFO mentre ruotavano attorno al proprio asse e quindi ruotavano di 90, di 180, anche di 360 gradi e cambiavano improvvisamente direzione. Ruota la parte esterna mentre la parte centrale risulta sempre ferma e posizionata in un'unica direzione. A questo serve il giroscopio. Orbene, il giroscopio appunto fa sì che il nostro alieno, presunto alieno, non giri al ruotare del disco volante. Naturalmente i rotori si surriscaldano molto per queste cose, quindi verranno raffreddati dall'elio refrigerato. Questo è possibile farlo con sistemi noti, lo facciamo già noi e lo fanno al tokamak di Frascati. In questo modo il gas diventa nuovamente un solido, passa da questo stato aeriforme, da gas a solido, e diventa ghiaccio chimico che viene espulso dall'UFO. Questo è documentato già dalle antiche cronache, nell'Ottocento ne parlava Charles Fort, di questi blocchi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Si trattava di ghiaccio artificiale,
Badate bene, non sono i liquami che fuoriescono dai nostri aerei, liquami che solidificano per la bassa temperatura, restano appiccicati all'aereo. Quando l'aereo si abbassa, questa bomba fetida si stacca perché la temperatura aumenta, piomba a terra e si scioglie. Questo è successo parecchie volte. Il ghiaccio di cui parlo io invece è un ghiaccio chimico che non si scioglie immediatamente. Alcuni anni fa in Cina un blocco di ghiaccio grosso come un pallone da rugby è caduto vicino a una scuola. Era ghiaccio verde, ci sono voluti 7 giorni perché questo ghiaccio si sciogliesse, quindi non era il ghiaccio normale degli aerei, perché il ghiaccio degli aerei perché si stacca? Si stacca perché sta iniziando a sciogliersi, quando arriva a terra va in 1000 pezzi e si scioglie in pochi minuti, questo invece è durato per ben 7 giorni. Ecco, tra l'altro faccio notare che questo procedimento della fusione, della trasformazione di idrogeno in elio fa sì che l'UFO sia contornato da questo grosso campo magnetico, per cui lo stesso disco volante è in pratica una sorta di gigantesco magnete toroidale. Il colore di questo campo magnetico è molto particolare ed è quello strano giallo che sfuma verso il rosso e l'arancione, così come l'hanno descritto moltissimi testimoni, che guarda caso, ma non è affatto un caso, è proprio il colore tipico dell'idrogeno che diventa elio in presenza di scariche elettriche. È il colore tipico degli UFO notturni. Ora, di giorno il campo magnetico non si nota, per questo si parla di dischi metallici o dischi diurni. Di notte invece filmati e fotografie lo mostrano molto chiaramente. Per quanto riguarda questi blocchi di ghiaccio, che evidentemente è ghiaccio chimico che viene espulso, elio, leggo da Il Secolo XIX del 17 agosto 89, palla di ghiaccio cade dal cielo. Belgrado, una palla di ghiaccio del peso di 70 kg è caduta vicino a un agricoltore nel villaggio di Brankovina in Serbia, a 80 km ad ovest da Belgrado, a 200 metri dalla sua casa. L'impatto al suolo della palla bluastra di ghiaccio è stato preceduto da un rumore spaventoso secondo alcuni testimoni. Nessuno ha toccato la palla prima dell'arrivo degli specialisti. E di casi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Tra l'altro, ritornando sempre all'alone elettromagnetico, orbene, questo è il responsabile di quei guasti che si verificano improvvisamente, quindi blackout nelle città quando il disco volante passa vicino a una centralina elettrica, come è successo a New York un po' di tempo fa, e come, leggendo sul giornale americano USA Today, USA Today, del 26 ottobre 91, India Blackout, nei sobborghi di Bombay, anche qui dice che venerdì c'è stato un blackout di cui non si conosce il motivo, e in questo caso associato al passaggio di un disco volante. Abbiamo casi di macchine che si sono fermate, di motori che si scaricano, si bloccano e ripartono solo quando l'intenso campo magnetico scompare perché il disco si allontana. Ma veniamo adesso alle microonde. So che con questi dati vi farò morire di noia, comunque eventualmente, non so, abbiate pazienza. In ogni caso siete voi che me le avete richieste. Io in tante puntate ho cercato di restare più sul generico, ma visto che più persone, tra cui Antonio, con cui avevamo parlato durante il filo diretto qualche martedì fa, avevano chiesto dati più precisi, va bene, io ve le do. Allora, ore 8 del 22 dicembre 89, ci troviamo a Napoli, il signor De Luca trova una traccia circolare, diametro esterno metri 3,30, larghezza centimetri 10, è un anello circolare rossastro in provincia di Avellino. Bene, sono stati eseguiti degli esami, questo anello circolare, quindi provocato dalla una bruciatura provocata dal passaggio di un UFO che si è evidentemente posato sul suolo. Orbene, esistono tutti i dati tecnici. Le verifiche sono state fatte da due chimici, Alessandro Dattilo, 26enne, un perito chimico del Centro Ricerche Aerospaziali dell'Air Italia a Pomigliano d'Arco, Napoli, Vincenzo Iorio, 31enne, perito elettronico, progettista di sistemi di automazione per computers e ricercatore chimico presso la ditta Centorn di Casa Giove di Caserta. Orbene, c'è questa bruciatura gigantesca. Prima ipotesi. La bruciatura può essere stata effettuata versando acido cloridrico sul terreno. In un caso del genere si sarebbe dovuto trovare una bassa percentuale di ferro e alluminio. Cosa hanno fatto i due chimici? Hanno prelevato 3 campioni, uno di terreno normale e 2 di terreno bruciato, e li hanno messi a confronto. Orbene,
alluminio e ferro non è stato trovato, e doveva esserci, in quanto se fosse stato versato al suolo dell'acido, l'acido avrebbe risciolto il ferro in superficie e lo avrebbe depositato negli strati di terra sottostante questa traccia. Non c'era. Seconda ipotesi, versamento di acido solforico o nitrico o di altro tipo al suolo. In